A poco più di un mese dal termine dell'edizione 2010, c'è già voglia di carriera per la prossima edizione. Prima della fine dell'anno è già nato un nuovo team, sarà il team del Nibbio. La parola ai protagonisti. Bella rega, io sono Boz, niente, sono qua per raccontare appunto questa nuova avventura che intraprenderemo. Una sera parlando con Max Bondi ci è venuto lo schizzo di fare una carriera tutta nostra, cioè un team tutto nostro all'interno del bar. Niente, per divertirci, che sarà realmente così. Gentilmente ci sono state fornite due macchinine, già state utilizzate all'interno della carriera, che sono gli Ax Galli, insomma, dove noi cercheremo di fare una meccanica nuova. Come ha anticipato Luca, ci chiameremo il Nibbio. Nome a noi venuto perché pensavamo di ricercare quei nomi di una volta, nel senso di pochi anni fa, insomma, quando c'era l'Airone, l'Albatros o la Rondine, appunto, una cosa molto classica. Perché secondo noi la carriera non è finita, ci sono dei nuovi stimoli e speriamo di darli. I nostri colori saranno il verde, il nero e il bianco, nient'altro. I miei amici poi vi daranno altre notizie nella prossima intervista. Un saluto agli amici di Sportlink. Ciao a tutti, io sono Andrea Galletti, detto Gallo appunto. Niente, sono un po' il vicepresidente innanzitutto di questa società sportiva dilettantistica e sono quello che segue, diciamo, la parte tecnico-sportiva in quanto preparatore atletico e laureato in scienze motorie, mi hanno dato questo compito da gestire. E niente, per adesso abbiamo due macchinine in garage. Una sicuramente esce, però saranno due macchinine comunque che metteremo sulle ruote, insomma. E niente, da chi è composto il team? Da un gruppo di amici innanzitutto. C'è qualcuno che quest'anno correva nell'Extremis, quindi niente, nessun carrierista di punta, perché la vogliamo fare per divertirci, ma cioè, vogliamo stare tra amici. Un altro spingitore che sarà dei colori verde e nero è Michele Manaresi, ex Extreme, scusate, perché anche lui ci teneva a essere in un gruppo di amici, perché questa è la nostra filosofia, nel senso vogliamo fare la carriera ma la vogliamo fare per divertirci, poi se i risultati vengono ben volentieri li accettiamo, se non vengono ci siamo comunque divertiti. Ci potrebbero essere altre comparse di ex carreristi un po' fermi da tempo, però non è ancora nulla, cioè, non c'è ancora nulla di certo. E niente, l'altra macchinina. Siamo in contatto con qualche ragazzo, però comunque siamo aperti a far entrare nel team qualsiasi ragazzo che abbia voglia di divertirsi, nel senso che se c'è un gruppo di ragazzi tra gli under 15 e under 18 che ha voglia di spingere, ci può tranquillamente contattare e noi possiamo dargli informazioni e consigli e possiamo aiutarli a crescere carrieristicamente. Tanto molta gente di noi l'ha già fatta, anche se non ad altissimi livelli, comunque c'è della gente molto competente. Sia dal punto di vista di progettare la macchinina che di seguire gli spingitori. Quindi niente, se qualcuno vuole, noi siamo qui a disposizione di tutti. Ciao da Fiamma, siamo molto contenti, era nato tutto quasi per scherzo, ma stiamo andando avanti, quindi sembrerebbe funzionare. Ci stiamo buttando in un mondo completamente nuovo, abbiamo piccoli grandi obiettivi che cercheremo di raggiungere piano piano nel tempo. Siamo un gruppo ben affiatato, siamo sei soci, fondatori, diciamo, più tutti i ragazzi che ci seguiranno. C'è Gallo che si occuperà del lato tecnico,
ha studiato per questo, è competente, lavora in palestra, ci aiuterà da questo punto di vista. Abbiamo Totto che ha avuto esperienze nel costruire una macchinina, non con grande successo, ma che comunque dagli errori si impara, esatto, sbagliando si impara e mi sembra che abbia imparato anche abbastanza bene. Abbiamo Bodda che ha lo spirito giusto e l'iniziativa che serve per andare avanti. Io che ci metto la faccia, l'ho già messa più volte. Checco che è quello che si tiene coi piedi per terra con il suo pessimismo e la sua voglia di fare. Fondamentali, e ci tengo a sottolinearlo. E infine l'altro nostro socio che non ama le telecamere, è un po' defilato, nonostante sia pluripremiato carrerissimo 2010 per miglior pilota, grande Andrea Damiani, che è qua con noi ma si fa un po' desiderare, preferisce rimanere all'oscuro. Insomma, siamo un team ben affiatato, faremo di tutto per rimanerlo e speriamo di essere un gruppo sempre più ampio. Chiunque sia interessato, grandi, piccoli, vecchi, donne, bambini, siete i benvenuti, le donne in particolar modo. E detto questo, niente, speriamo di fare delle belle cose e speriamo di continuare così. Un saluto a tutti gli amici di Sportlinks e a presto. Ciao, sono Teani, presidente di questa nuova associazione, il Nibbio. E dato l'ultima riunione che abbiamo fatto, è stato concluso che tutti all'unanimità abbiamo deciso di nominarmi come presidente. Lo scopo della nostra società è l'importante è divertirsi, soprattutto nello spirito della carriera, di affrontare questo nuovo anno sotto un aspetto più goliardico e invece non professionale come abbiamo avuto negli ultimi anni, che tutte le varie squadre e i top di vertici sono sempre stati sempre, diciamo, anche con gli occhi sbarrati e non hanno più avuto questo input di divertimento. Invece noi, il nostro punto fondamentale di questa associazione è divertirsi, perché non vogliamo ritrovarci tipo fra 2 o 3 anni avere dei grandi attriti all'interno del gruppo per poi avere uno scioglimento. Più che altro anche questo gruppo è stato creato anche non solo all'interno come scopo finale la carriera, ma anche di andare a raggruppare altri ambiti sportivi. Non so, tipo nell'ambito del comune di Castello c'è anche la carriera, la corsa delle carriole, oppure anche come da 2 anni a questa parte c'è anche il GP della birra, che queste 2 nuove gare vorremmo anche affrontarle come obiettivo di quest'anno. In conclusione, a breve ci sarà anche una cena aperta a tutti, oltre alla cena ci sarà anche del divertimento con intrattenimenti, di spettacoli e robe del genere. E non sarà l'unica, ad arrivare a settembre si pronuncia, la butto lì, 1 ogni 2 mesi, qualche cosa ci sarà, il Nibbio parteciperà da fare qualche evento. Comunque non vi scoraggiate, che a settembre ci sono sempre io a fare le interviste per Sportlink. Un saluto a tutti gli amici di Sportlinks.